Sono venuto a Lucca per riportare la Lucchese tra i professionisti. Il capitano non abbassa la guardia, anzi risale sul ring del campionato per serrare nuovi colpi e cercare di mettere KO la Tyson Correggese. Il capitano è Fabio Arriboni, condottiero poderoso ma gentile, qualcuno gli rimprovera persino troppo, di una Lucchese chiamata a reagire dopo la frenata di Fidenza. Ali Bomber, così ormai lo chiamano i tifosi rossoneri, 10 reti in stagione, tante per un mediano, è stato ospite della 28ª puntata stagionale di Curva Ovest. Lui a Fidenza non c'era, ma non ha visto una squadra in crisi, bensì solo la difficoltà a rendere pratico un dominio sterile. Quello che la Correggese suddetta sa fare benissimo, con assoluta maestria. Ora sarà fondamentale ripartire con una bella vittoria sulla Virtus Castelfranco, nota a Mazzagrandi e compagine di cui diffidare. Tra l'altro all'andata i rossoneri furono battuti e beffati per 2 con una rocambolesca autorete di Calistri a tempo quasi scaduto. Arriboni non sarà però l'unica novità nella Lucchese che ospiterà gli emiliani al Porta Elisa. Pagliuca, che invece si accomoderà ancora in tribuna, ha già annunciato il rientro di Luca Caboni in attacco, che di fatto comporta un solo dubbio, ove si consideri che gli esterni bassi stavolta saranno Zinetti e Terlino. L'amletico quesito è la posizione di Elia Chianese. Se lo schizzo rossonero farà il trequartista, davanti toccherà Tarantino e Caboni e a uno tra Calcagni e Gherardoni in mediana. Con Chianese a centrocampo, spazio invece al tridente pesante e a Filip Rajčević dal primo minuto. Ma la Lucchese avrà un avversario in più, la pioggia annunciata e il campo pesante, che certamente non favoriranno la squadra che dovrà attaccare.